Nuova edizione del nostro videogiornale. Bentornati le principali notizie della giornata. Castelgomberto, tubo del gas danneggiato per errore durante il taglio dell'erba. L'allarme è scattato alle 13:45 di oggi in una zona di campagna vicina dei capannoni, zona industriale. I pompieri partiti da Arzignano sono giunti in via Pedemontana, dove ad attenderli un operaio si era accorto di aver provocato la rottura del condotto a bordo di un trattore seminascosto dalla vegetazione. Due ville genitori si presentano in caserma e incastrano due pusher da cui si riforniva il figlio. Preoccupati e impauriti dalle continue richieste di soldi degli spacciatori che lo andavano a cercare anche sotto casa, due genitori hanno chiesto l'aiuto ai carabinieri. Le perquisizioni domiciliari a carico di un operaio incensurato e un pregiudicato hanno portato al sequestro della droga e alla denuncia dei due. Due donne aggrediscono un anziano in casa, ha rubato un Rolex, rintracciate 3 mesi dopo. Autrici della rapina, a marzo due donne di origine rumena senza fissa dimora denunciate nei giorni scorsi. Ora si conosce anche l'età di ciascuna delle due, 27 e 38 anni. Nei guai un giovane di 26 anni della stessa nazionalità residente in Lombardia, accusato di favoreggiamento personale. Malo, mini piantagione di cannabis nascosta tra i rovi, scoperta la coltivazione illecita e il ritrovamento degli esemplari ben curati e piantati nel terreno con tanto di puntoluce è stato fatto mercoledì mattina a Molino di Malo. Da un cittadino del posto e dall'assessore alla sicurezza locale Moreno Marsetti scattata denuncia contro ignoti. Costa Bissara, tamponamento sulla strada del Pasubio a Motta. Furgone finisce di traverso, maxi incidente, ha coinvolto 4 veicoli, bloccato a lungo la strada provinciale 46 del Pasubio, nessun ferito. Il fatto risale alle 10:40 di ieri. Vicenza muore in ospedale 24 ore dopo l'intervento per appendicite. Inchiesta aperta. Si apre quindi un capitolo giudiziario in seguito alla morte improvvisa di una donna vicentina a distanza di 24 ore da un'appendicectomia operata lo scorso 21 maggio al San Bortolo di Vicenza. Il giorno dopo l'operazione è morta Rosetta Rampazzo, 72 anni. Cornedo Vicentino, alleanza rinnovata tra tennis e calcio a 5. Per garantire i centri estivi si parte lunedì. Due società sportive locali non si sono perse d'animo di fronte alla giungla di direttive e regole sancite da governo e regione Veneto, mettendo a punto un piano con il sostegno del comune. Gruppi di 7 bimbi al massimo, sanificazione di ambienti, palloni e palline, arrive partenze scaglionati. Siamo alle previsioni meteo, 5-7 giugno, marcata variabilità domenica la pioggia, fine settimana in cui la variabilità appunto sarà la padrona, domenica pioggia su tutto il territorio vicentino, temperature sotto la media del periodo. Pagina dell'Eco Nazionale, influenza vaccino gratis per bimbi over 60. Il Ministero della Salute ha stabilito che la vaccinazione antinfluenzale per la prossima stagione è raccomandata a tutti i bambini da 6 mesi a 6 anni e alle persone con più di 60 anni di età. UE, accordo globale sulla riapertura dei confini europei. Il commissario UE dell'Interno, al termine della videoconferenza dei ministri dell'Interno europei, ha dichiarato che si tornerà al pieno funzionamento dell'area Schengen non più tardi di fine giugno. Sport Coppa Italia, il governo accoglie le richieste del calcio, semifinali di ritorno anticipate al 12-13 giugno. Il governo Conte ha accolto le richieste del mondo della pedata e il ministro dello sport Spadafora ha annunciato le due semifinali di ritorno di Coppa Italia anticipate, come dicevamo, 12 e 13 giugno. Infine proteste per George Floyd. Trump costruisce un recinto protettivo intorno alla Casa Bianca ed è subito polemica sui social. Il video che mostra la recinzione è diventato virale, scatenando commenti e reazioni di diverso genere. Per il momento è tutto, grazie dell'attenzione.